Siamo riusciti a fare solo la gara di apertura degli Under 23 in Lombardia e in Toscana, per cui di fatto il calendario si è congelato e cerchiamo di poter immaginare, stiamo andando avanti sempre con scenari che mutano di giorno in giorno in attesa delle decisioni del nostro governo, ma di tutti i governi, perché sicuramente la data di ripartenza la possono decidere solo i vari governi e poi questa data di partenza sarà condizionata anche dai vari protocolli sanitari che metteranno in campo. La tappa tutta abruzzese del Giro d'Italia, pensa che il fatto che il Giro d'Italia sia posticipato praticamente dopo l'estate possa incidere dal punto di vista degli organizzatori sull'appetibilità del prodotto? Ma sai, a metà ottobre si svolgeva sempre il Giro di Lombardia, che è la classica monumento di chiusura, devo dire che negli ultimi anni anche con grandi temperature molto, molto alte che infastidivano anche come dire, gesto l'impresa tecnica degli atleti. Non ci vediamo controindicazione, anzi forse in una stagione che sarà difficile a livello turistico, un'immagine così diffusa in tutto il mondo, delle bellezze artistiche, paesaggistiche, anche balneari che l'Abruzzo può offrire, penso che sia un ottimo volano per promuovere la stagione prossima del turismo, perché è vero che il Giro d'Italia è un evento tecnico, ma è un evento che impatta molto sull'economia, sulla promozione e valorizzazione del nostro territorio e credo che quel periodo possa essere davvero utile. E a proposito invece di un'altra corsa abruzzese, il trofeo Matteotti. Noi cercheremo di proteggere tutte le nostre corse in assoluto, salvo quelle che hanno già deciso di non farlo, di farle in maniera differente. Parlo soprattutto del trittico lombardo, perché sicuramente saranno riunite le tre corse, ma perché c'è uno scenario sul territorio che è ancora preoccupante a livello sanitario, per cui probabilmente riuniscono quelle. Tutte le altre cercheremo di comporre, perché è vero che c'è il Tour, ma al Tour partecipano solo 8 corridori per squadra, ci sono gli altri 20 corridori di tutte le squadre che devono correre, oltre a tutte le professional, di cui 3 sono italiane e tutte le continental che sono 10 che sono italiane, per cui ovviamente avremo una buona partecipazione a tutte le gare e cercheremo di collocarle per, come dire, c'è un calendario World Tour, ma ci sarà anche un calendario nazionale che deve comunque mettere in condizione tutti gli altri atleti di poter correre, di poter svolgere la loro professione e cercheremo anche di collocarle, come lo è stato negli anni passati per Matteotti, anche per le finalità della squadra nazionale. Alla fine di questa emergenza, lei vede un ciclismo migliore, uguale o peggiore rispetto a prima del Covid-19? Ma io vedrò una persona migliore, una persona, ognuno di noi sicuramente ha fatto scuola e ha avuto insegnamenti anche brutti che sicuramente ci devono far ragionare sul fatto che dobbiamo essere più cittadini italiani, parlare sempre meno male delle bellezze e della nostra democrazia che abbiamo.